Buongiorno, chi è Don Antonio? Dite. Come sta Don Antonio? Che piacere a sentire. So Giovanni il postino, volevo salutare perché oggi me ne vado in pensione, quindi non chiagnite se non mi avrete portato a chi ho a posto. Non ho capito. Sono Giovanni il postino, me ne vado in pensione. Giovanni il postino. Chi non l'ha per esempio a lui, non andò. Vabbè, voi non è che scendete assai, sto un cabascio palazzo, però oggi me ne vado in pensione e vi volevo salutare. Volevo salutare tutte le belle persone da statere che mi hanno voluto bene in da questi 47 anni di servizio. Ma io vi ricordo, ecco, ve ne fu salutato mo stesso, non andò. Volevo dire che domani, grazie, domani è il mio primo giorno da uomo libero, da uomo pensionato. Voi siete pensionato ormai da tanto tempo, no? Sì. Quanti anni sono che state in pensione? Sono 33 anni. Mamma mia, Onnando, vi posso chiedere come avete fatto all'inizio ad abituarvi dalla vita frenetica alla vita rilassata del pensionato? Come ci fate? Ma ci piace allegre. Lo so, allegra, però, allegra, ma io mi sento triste, mo. No, mi sento per niente, mi sento una bellezza. Ma voi sì, ma io mi sento triste, non voglio... Come ci fanno? No, è sbagliato, i capitani belle cose come aggiungi, ma sapete che io tengo a mia moglie a casa che lui subito ha detto mo mi ha portato a camo, mi ha portato a là. Io voglio stare poco quieti, tutte le mattine a mettere la posta a camo, a mettere la posta là, per fare che il signore che non possono firmare. E il signore che si mette una paura che io voglio fare qualcosa, invece signore io sono un copustino, tu blocchi una lettera, faccio tutta una raccomandata, ma da firmare. Onnando, ratemi una mano, ditemi l'esperienza vostra, come avete fatto per abituare, voglio bene. Ma poi non lo so. Ma io a mattina per esempio mi scende 6 a mattina, ma rimane a mattina posso non mi, no? Ma io non voglio non mi, ma sicuramente 6-10 che lucchi saranno per loro, perché mo è abitudine. Ma non lo so, voi per esempio a che ora state scendendo la mattina? Io mi scendo il 7:30 il lotto. E che facile, per esempio mo sono che 9 manca 10, le 7:30 che fate scendate, ma sono uscite e basta. Ve ne siete scese già? Ma guarda, mi riscendere poco. E ero veniate? Era che vado in Doburg. In Doburg? E che facite? Niente, parliamo con gli amici. Beh, mannaggia capiti, però gli amici ne tengo, ma posso venire pure in Doburg? Oh. Yeah, mi posso unire a voi, io pago il caffè a tutti quanti, ma tengo la pensione a spendere, tengo pure la liquidazione. Vabbè, prendi la vita. Ma sono gente simpatica. Sì, sì. E figurate, loro qua poi ci venimo, quando è domani andate, scendete giù che domani è il primo giorno. Sì, domani no. No, domani no, sì, domani no, che rimane. Meno male, la luce prima la rimane. Don Antonio, vi posso fare una domanda? Perché poi è vero che va in pensione, però parliamo a homma, proprio con mano un frate più piccino. Ma per esempio, ma voi tra questi amici, o unite ancora o stimolo, capite, ma a me? Cioè quando passa una bella polacca, una bella cosa. Vabbè, è uno stimolo, no, ma a guardarci guarda. A guardarsi guarda, però lo stimolo già sta chiuso. Cioè è proprio morto tutto coso. Sì. Onnando, però a me è ancora vivere, come vi posso dire? Stanno poco a ciaccatirla, ma ogni tanto, capite, ma a me, sai ancora. Sì, ma tu sei 60 anni però. Sì. Io tengo 92. Onnando, mamma mia, come vi portate belli? Io quando vivevo io pensavo che un massimo teneva un 90 anni. Azzo, 92. Che cosa bello, Nando. Scenda a fuori chi si capero, Nando. Quanto è così bello. Però che bello. E chi vi cucina, Nando? Chi sta vicino a voi a mattina? Cosa? La moglie, mi chiede. E vostra moglie quanti anni tiene? Quasi 90. Ma che bello, 90 anni, chi le sa, si cucina ancora. Ma fa pure i servizi. Fa pure i servizi. Fa pure i servizi. E nessuno viene a fare una mano. Ma no. Ma come siete belli.
Che cosa? Ma gli posso pure venire a fatica per voi, se volete. Una volta che ho visto l'uovo, che venga a fatica per voi. Per me sarebbe un onore, io non mi finestiamo senza fatica. Avete capito? Posso mai mettere tutto ai nati in tuo borgo a guardare il femmine che passa? Che facericcio. Vabbè, Don Antò, veramente siete delizioso, non andarviano, ma che bella cosa, ti scenda fuori chi se cavo, voglio bene. Grazie, ci mi rimane in dopo. Un caffè, vuoi pigliato un caffè? Come mi ho finito? Ma in tre botoiurn. Mamma mia, Don Antò, ma il segreto per cambare così assai a così bello, qual è, voglio bene? A mangiare poco. A mangiare poco? C'è chi le un magnà che fa male, quindi? E allora sapete che verità, oggi poi mi metto a fare sciopero la fame. No, sciopero la fame mai. E che vuoi mangiare? Voglio sapere. Ornando, voglio sapere. Ma per esempio voglio sapere, ma per esempio oggi che vuoi mangiare? Oggi la moglie era vostra che va a cucinare. Non c'è sangue veramente. A ieri che vado mangiato? A ieri mangiare gli spaghetti. Azzo, la pomarola. Sì, sì. Ah, che bella cosa. E un bicchierello di vino che voi facete? No, vino no, vino l'aranciata. L'aranciata? Ma quanto siete bello, non andò, ma da credere. Ah, veramente, dati 150 fuori chi si capo, che 100 sono poco. Ci vorremmo rimanere in Doborgo allora. Vabbè. Ma io poi quando vi capo l'acqua vi tutto su lei. Quando vi capo l'acqua vi tutto su lei, ci guardiamo insieme. Va bene, arrivederci, tanto state bene, un abbraccio grande e forte, arrivederci, 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 arrivederci. Ma da credere, non ci quasi commosso, non andare a questa maniera, mamma mia, beata isso.